Quando tocchi la carbonara in Italia, è disastro. Farò dei ravioli ispirati alla carbonara. Ispirati. 100 grammi di farina, quella che volete voi, qualsiasi cosa va bene. E un uovo. È una cosa davvero facile, uno sente parlare di ravioli, carbonara, una cosa. Invece no, è una ricetta facilissima ed è adatta anche se dovete stupire qualcuno, fare una cosa un po' particolare, un piatto un po' raffinato. Fate sta ricetta, siete a posto. E si fa con gli stessi ingredienti della carbonara, più uno, e dopo vi faccio vedere, ma è facilissimo. 100 g di farina, un uovo, quando non riuscite più a mischiare con la bacchetta, con la forchetta, con il cucchiaio, andate a mano. Qui bisogna andare un po' a occhio, potrebbe servire un po' di farina in più oppure un goccino di acqua. Non mettete sale nella pasta all'uovo. Se l'impasto è un po' asciutto all'inizio, che vi sembra troppo secco, non vi spaventate subito, aspettate un po', vi spaventate dopo. Prima insistete un po' a impastarlo perché deve essere una pasta più asciutta possibile. Questa cosa succede un po' per tutte le paste d'uovo, anche perché dopo piano piano non sembra, ma assorbe tutto l'uovo e va a posto. Abbiate un attimo di pazienza. Guardate com'è. È molto asciutta, fa fatica ad andare insieme. Adesso avete due scelte. O la lasciate così e utilizzate la macchinetta, non a papera, oppure gli mettete dentro mezzo cucchiaio di acqua e la rendete un pochino più morbida per lavorarla col mattarello. Io userò la macchinetta. Io devo anche dire la verità, a me usare un mattarello non mi piace, è una cosa che non mi è mai piaciuta. Al limite per la pasta frolla, ma per farla sfoglia e stare lì mezz'ora e gira, uso la macchinetta e via. Gabriele, ma come si pulisce la nonna papera? Non si pulisce, soprattutto con l'acqua e con l'olio. Al massimo un po' di pennello o stecchino di legno, basta. Non bisogna mai pulirla, se no la rovinate, gli rovinate i rulli. Praticamente io lascio la pasta molto asciutta e utilizzo la macchinetta per finire di lavorarla, così resterà bella asciutta anche dopo. Vedete come resta? La piego, la passo 2 o 3 volte e viene perfetta. È un metodo poco ortodosso, però funziona molto bene perché vi lascia una pasta molto asciutta e nel giro di 2 minuti, 2 passate avete finito di fare la pasta. Però voi fate nel metodo che vi trovate meglio, come preferite, ecco. Fate come volete. Uno alla volta vi fate tutti i numeri fino all'ultimo se riuscite, o almeno al penultimo. Bisogna fare una sfoglia piuttosto sottile. Come avete visto, non ho utilizzato neanche un goccio di farina. Tutto qua, arrotolate e non si appiccica. Naturalmente fate come vi trovate meglio, oppure se preferite fate prima il ripieno, poi fate la sfoglia. Io l'ho fatta prima perché sapevo che la facevo comunque asciutta, quindi può stare lì anche le ore che questa non si appiccica. Adesso facciamo il ripieno. Pezzettino di guanciale o di pancetta, quello che preferito. Andrebbe il guanciale, perché stiamo parlando di carbonara, però se non ce l'avete usato, basta che non mi usate lo speck, il prosciutto cotto. Ma Gabriele, si usa il guanciale, ma cosa dici? Assolutamente! Ma non è vero, ognuno usa quello che c'è in casa, quello che vuole, quello che gli piace. Se poi vogliamo parlare di ricette vere, originali, ok, però insomma uno deve un attimino fare, se mica è farmacia. Che poi sono io il primo a dire per la carbonara ci va il guanciale, eccetera, ma questa è una variante, poi insomma un po' di elasticità, un po' di quella roba lì. La cucina è un po' di fantasia. Che sia guanciale o che sia pancetta, fatelo a cubetti molto piccoli. Dopo non occorre olio, burro, strutto, niente. Il grasso qua c'è già anche troppo. Cioè, ma guardate che lazzarone, sul piatto per coprire la sfoglia mi metto a grattugiare il formaggio per lavare un piatto in meno.
Oggi siamo solo io e la Beatrice, quindi ricotta 100 grammi, perché devo fare solo per due porzioni, devo fare il ripieno dei ravioli. Tirate fuori tutti i pezzettini rosolati, ma lasciate il grasso dentro la padella. Sale, pepe, formaggio, mischiare e abbiamo fatto il ripieno per i ravioli, facile, dai, semplicissimo, eppure pepe, pancetta, dà un profumo col formaggio parmigiano, pecorino, quello che preferite, ci andrebbe il pecorino, però quello che c'è, basta che non ci mettete dentro qualche schifezza. Riprendiamo la nostra pasta, come vedete non è appiccicata, lavorabile perfettamente senza l'utilizzo di farina. Allarghiamo, se è troppo lunga la tagliate a metà, anzi sapete che c'è, la taglio a metà, così sono più comodo. Con un coppa pasta, con un bicchiere, con quello che volete, tagliate giù dei cerchi, diametro circa 6 cm. Che ci serviranno dopo per fare i ravioli. Io oggi uso questo sistema qua perché mi andava così, però se volete piegare la metà a fare i classici ravioli, fate quelli, che sono anche più facili. Questa la tengo da parte, sono gli scarti, li taglio a coltello, stasera li metto nella minestrina, faccio una bella minestrina, tipo pastina. Attenzione, momento catartico. Cerchietto di pasta, ditino pulito, metto nell'acqua. Bagno bene tutto il cerchietto, non dimentica, non troppo, ma per bene dappertutto. Così diventa appiccicoso. Ci metto dentro un po' di ripieno, ma non troppo, non esagerate. In mezzo. Lo pizzico, appena appena, qui non tutto. Vedete che è aperto qui? Vado su col bordo di qui. Vado su con il bordo anche di qua. Vado verso il centro, chiudo i lati, 1, 2, 3 e 4. Gli diamo una drizzata, una aggiustata, una strizzata e abbiamo fatto la nostra farfallina. Tre uova, facciamo uno zabaglione salato, facilissimo, facilissimo. Tre rossi d'uovo, tre cucchiai di acqua, un cucchiaio di formaggio grattugiato e un po' di pepe. Praticamente sto facendo la cremina della carbonara con un'aggiunta di un pochino di acqua, altrimenti mi viene fuori la frittata. Noi adesso questa qui la dobbiamo cuocerla a bagnomaria. Qui c'è la pentola per il bagnomaria, deve bollire lentamente, l'acqua non deve toccare la ciotola sopra. È proprio uno zabaglione, non bisogna mai smettere di girare, se vedete che bolle troppo abbassate la fiamma, se vi sembra che vi sta cuocendo l'uovo tipo frittata, la alzate un po', ma non smettete mai di girare. Ci vorranno circa 6-7 minuti, dipende anche dalla quantità che ne fate. Se non volete fare tutta sta menata dello zabaglione salato, fatevi al burro e salvie. Guardate come si sta addensando. Dopo che lo togliete dal bagnomaria, andate avanti a girarlo un po' sul tavolo, perché sennò la pentola è calda e vi fa la frittata. Poi vi dite, ma era bello liscio, è diventata una frittata. Andate avanti, ma un minuto, non un'ora.
l'acqua calda era già lì, che fai, la butti, no? Tanto il fondo della pentola era pulito, quindi avevo già previsto tutto. Almeno facciamo anche più in fretta. Tempo di cottura dipende da quanto sono grossi i ravioli, fate così, ma in genere 4-5 minuti, anche meno se è sottile. Io ho fatto questo lavoro qui dello zabaglione cotto, eccetera, per fare un piatto un po' bellino, un po' fighetto, un po' carino per qualche occasione particolare. Però se voi non volete farlo così, volete fare la classica carbonara, mischiate su tutto, fate come volete, eh. Ragazzi, io vi voglio bene. Piattino bellino l'ho fatto. Fatelo la domenica, fate quello che volete. Io sono la mia padella qua, gli pianto dentro e vado a bestia. Io sono troppo bestia.